mattina mi sono svegliato e lavandomi i denti mi sono accorto che l'apparecchio se ne è uscito di lato ancora di più e mi punge la guancia che manco le coltellate. Lo so che vi starete chiedendo chi è che a 40 anni ancora mi giro con l'apparecchio, ma io vivo in Colombia e qui fondamentalmente non costa un cazzo, così ho avuto la brillante idea di raddrizzarmi i denti con 4 soldi. Ma anche noi siamo in quarantena e non vado dalla dentista da 2 mesi, mi ritrovo con la bocca sanguinante e un sorriso da adolescente ebete, tanto che mi stanno tornando pure i brufoli. Ma volete mettere come mi sento io giovane a 40 anni con un apparecchio in bocca ora che mi sono iscritto pure a TikTok? Vivo in Colombia e ogni mattina mi sveglio che in Italia avete già abbondantemente passato la mattinata, così controllo i social per vedere qualche novità e puntualmente mi ritrovo a smadonnare per le cazzate degli indisciplinati e strapotenti che pensano solo ai ragazzi loro e continuano ad andare a spasso che nemmeno in assenza di quarantena farebbero. Ma oggi mi sono ricordato del 4 maggio e che tanti italiani sono tornati legittimamente in giro e che finalmente è iniziata la fase 2, che poi, per quello che ho sentito e letto, altro non è che una fase 1 un tantino più permissiva. Praticamente come quando mia mamma mi concedeva a giocare a calcio fuori con gli amici, ma senza sudare. E provateci voi a giocare a calcio senza versare una goccia di sudore. Ecco perché penso che questa fase 2 probabilmente ci farà tornare a casa malati. E poi, come se non bastasse, ci farà pure prendere tante mazzate da mamma. Questa mattina sono uscito dalla quarantena per andare a fare la spesa. Qui a Bogotà c'è una disposizione che fa uscire un giorno gli uomini e un giorno le donne, tipo targa alterne, che poi la regola delle targa alterne per le auto qui vige tutto l'anno, così mi ritrovo a dover uscire come uomo nei giorni dispari, ma non posso usare l'auto perché la mia targa è dispari e può uscire nei giorni pari. Così mi tocca andare a fare la spesa sempre a piedi, e puntualmente ogni volta piove. Sì, perché a Bogotà piove senza preavviso e quando meno te l'aspetti, esci che c'è il sole e dopo 10 minuti ti ritrovi sotto l'acquazzone. Ma la cosa figa, ma davvero figa, è che qui a Bogotà ti portano a domicilio tutto quanto, ma proprio tutto quanto. Anche sexy shop ti fanno a domicilio a casa. L'altro giorno, per esempio, mi si è rotta una corda della chitarra, che ovviamente con sexy shop non c'entra nulla, ma tempo 3 ore e avevo le corde nuove a domicilio. Questo per dirvi che ho fatto la spesa, ma non mi sono mica caricato tutte le buste a piedi, ho pagato e dopo un'ora me l'hanno portata a casa. Stamattina mi sono svegliato con una voglia di pitaia, che è davvero strano perché non sono un amante da frutta. Lo so che alcuni di voi si staranno chiedendo che cosa sia una pitaia, probabilmente qualcuno, come me, prima di venire in Colombia, non sa nemmeno che aspetto abbia. La pitaia è uno dei meravigliosi e particolari frutti che si possono trovare qui in Colombia e in tutto il Sud America. Ha un sapore dolce che non saprei spiegarvi, ma ricordo un tantino quello dell'uva. Ma oltre alla pitaia, qui ci sono un sacco di altri frutti buonissimi, dall'aspetto davvero curioso, ma la cosa figa, davvero figa, è che non costano davvero un cazzo. Così mio figlio, per esempio, fa merenda tutti i pomeriggi con un mango. A me piace giocare con il nocciolo tondo tondo dell'avocado, e per strada ti vendono bicchieri di succhi di qualsiasi frutto a meno di 1 euro. E la frutta a casa non manca mai. Ma c'è da dire ancora una cosa però sulla pitaia, ovvero che tra gli effetti collaterali c'è quello che, mangiandone anche solo metà, ti fa correre subito in bagno. Infatti ora devo andare. Questa mattina mi sono svegliato e ho notato che ho superato i 1000 follower su TikTok, i 200 nella mia nuova pagina Facebook di un sentino in Colombia, 39 follower sulla mia pagina Instagram e 14 visualizzazioni in più sul mio canale YouTube. Così, euforico per il mio meritato successo mediatico, ho deciso di farmi una doccia nonostante la quarantena e lo smart working, e di sistemarmi la barba, che ovviamente non ho tagliato del tutto perché l'ultima volta che l'ho fatto mio figlio è scoppiato in lacrime e mia moglie mi vedeva come uno sconosciuto dalla faccia antipatica. E mi sono reso conto che è definitivamente finito il dopo barba, che ormai durava da 10 anni, il che non è poi così male visto che non voglio intaccare il profumo del mio successo con altre fragranze. Ora sono quindi pronto per i servizi studio aperto o per un'intervista Rai con grazie a te e grazie a tutti. E questa è una cosa figa, ma davvero figa.